Cristiano. Cantiamo. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jannavallava Giri Varadhari, Jaya Gopi Jannavallava Giri Varadhari, Jaya Gopi Jannavallava Giri Varadhari, Jaya Gopi Jannavallava. Yashoda Nandana Braja Janarandana, Yashoda Nandana Braja Janarandana, Yashoda Nandana Braja Janarandana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Kunjabiyari, Jayo Radha Madhava Kunjabiyari. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnupadaya Kshabhishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Dinamine Namaste Sarasvate Deve Guravani Pracharine Nirvishesha Shandavadi Pasyatade Chatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Dunque, Srimad Hare Krishna Bhatta Luigi, Srimad Bhagavatam 6, 18, abbiamo detto 27, giusto? 27 e 28. Fino al 30? Però c'è la traduzione. Ah, no, c'era. No, è fino al 27 e 28.
C'è anche la. Sì, lo so. Allora, intanto saluto Bhakti Matteo, Bhakti Loredana, Bhakti Emanuele, Bhakti Palmira, Bhakti Alessandro, Prema Niketana Prabhu, Bhakti Caterina, Bhakti Claudia Maria Teresa, Bhakti Valentina, tutti i devoti che prendono i libri per il Book Crossing per amore di Srila Prabhupada e per compassione nei confronti delle anime condizionate. Bravi, un applauso, arrivo. Allora, leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto sesto intitolato I doveri assegnati all'umanità, capitolo 18 intitolato Diti fa il voto di uccidere Indra, versi 27, 28, 29 e pure 30, però leggiamo insieme soltanto il 27. Ok, cominciamo. Iti bhavena sabbartur. Iti bhavena sabbartur. Achachara sakrit priyam. Achachara sakrit priyam. Shushrushaya nuraginam. Shushrushaya nuraginam. Prashrayena damena cha. Prashrayena damena cha. Iti bhavena sabbartur. Iti bhavena sabbartur. Achachara sakrit priyam. Achachara sakrit priyam. Shushrushaya nuraginam. Shushrushaya nuraginam. Prashrayena damena cha. Prashrayena damena cha. Iti bhavena sabhartur. Iti bhavena sabhartur. Achachara sakrit priyam. Achachara sakrit priyam. Shushrushaya nuraginam. Shushrushaya nuraginam. Prashrayena damena cha. Prashrayena damena cha. Saluto anche, ci sono su Zoom Bhakta Luigi, Bhakti Viviana, Bhakta Vero, Bhakti Vittoria e Bhakti Chiara. Hare Krishna, ben trovati. Leggiamo parola per parola. Non leggo anche l'altro, 28 perché stanno insieme. Bhaktya paramaya rajan mano gyar valgubhashita mano jagraha bhavakya samstit Tappagna panga vikshanai iti così bhavena con intenzione sam lei bartu del marito achachara compi asakrit costantemente priyam attività gradite. Hare Krishna Bhakta Pasquale. Attività gradite, shushrushaya, shushrushaya. Servendo. Hare Krishna Bhakti Maddalena, anuragena, con amore. Prashrayena, con umiltà, damena, col controllo di sé. Cha anche bhaktya con devozione paramaya grande rajan ore mano ghyai incantando valgubhashitai con dolci parole Mana, la sua mente. Jagraha, portando sotto il suo dominio. Bhavagya, conoscendo la sua natura. Sasmita, è una S questa? Sasmita, sì. Con sorrisi. Apanga vikshanai. E sguardi. Allora. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Con questo pensiero, ovvero col desiderio di un figlio che uccidesse Indra, Diti cominciò costantemente ad agire in modo di soddisfare Kashyapa, suo marito, con un'attitudine compiacente. Ora, Diti si arrendeva sempre agli ordini di Kashyapa con devozione, come egli desiderava, servendolo con amore, con umiltà e controllo di sé, con parole molto dolci,
adatte a soddisfarlo, con sorrisi e sguardi, Diti attrasse la mente del marito e la ridusse in suo potere. Spiegazione, dice la Prabhupada, quando una donna vuole ingraziarsi il marito e renderlo fedele, deve cercare di soddisfarlo in tutti i modi. Quando il marito è soddisfatto della moglie, questa può ricevere tutto ciò che le è necessario, ornamenti, piena soddisfazione per i suoi sensi, tutto. Il comportamento di Diti conferma questo fatto. Verso 29. Benché Kashyapa Muni fosse molto erudito, fu incantato dal comportamento artificiale di Diti, la quale giunse a piegarlo al suo volere. Perciò egli rassicurò sua moglie, dicendole che avrebbe assecondato tutti i suoi desideri. Tale promessa da parte di un marito non è affatto stupefacente. Verso numero 30. All'inizio della creazione, Brahma, il padre di tutti gli esseri dell'universo, vide che tutti gli esseri erano privi di attaccamenti. Per incrementare la popolazione, egli creò allora la donna a partire dalla metà migliore del corpo dell'uomo, perché il comportamento della donna rapisce la mente dell'uomo. Spiegazione. L'intero universo è sotto l'incantesimo dell'attaccamento sessuale, creato da Brahma allo scopo di accrescere la popolazione dell'universo, non solo nella società umana, ma anche nelle altre specie. Come è affermato da Rishabhadeva nel quinto canto, Pum Sastriya Mithunibhava Metam, l'intero mondo si trova sotto l'incantesimo dell'attrazione sessuale e del desiderio esistente tra uomo e donna. Quando un uomo e una donna si uniscono, lo stretto nodo dell'attrazione, Hridaya Granthi, lo stesso nodo dell'attrazione diventa via via più saldo e così l'uomo si trova implicato nei legami dell'esistenza materiale. Questa è l'illusione del mondo materiale ed essa agì anche su Kashyapa Muni, che pure era molto colto e avanzato nella conoscenza spirituale. Hare Krishna Kepala Bhakti. È affermato nella Manu Samhita 2.215, nonché nello Srimad Bhagavatam 9.19.17, Matras Vasra Duhitrava Navi Bhikta Sano Bhavet Balavam Indriya Gramo Vidvam Sam Apikarshati, ovvero un uomo non dovrebbe restare in compagnia di una donna in un luogo solitario, neanche con sua madre, con sua sorella o sua figlia, perché i sensi sono così forti che possono trascinare anche una persona di grande conoscenza. Quando un uomo si apparta con una donna, indubbiamente i suoi desideri sessuali aumentano. Perciò le parole ekanta bhutani usate qui significano che per evitare i desideri sessuali si deve evitare il più possibile la compagnia delle donne. Il desiderio sessuale è così potente che assale l'uomo che indugia in un luogo solitario con una donna, fosse anche sua madre, sua sorella o sua figlia. Hare Krishna. Allora, argomento scottante. Argomento Argomento tosto questa mattina. tosto. Grazie, Bhakta Luigi, per l'incoraggiamento. Dunque, proprio ieri sera parlavamo di Yama Niyama, no? Yama significa che sono i primi due step, i primi due passi o gradini per giungere poi al Samadhi nell'ambito del metodo dell'Ashtanga Yoga. No, per niente, se ti fai mudra, per niente. Ah, no, scusate, stavo parlando con Bharata Rosario. Sì, ieri proprio parlavamo di questo. Yama e Niyama sono le prime due tappe del percorso che poi porta al Samadhi, ovvero la perfetta illuminazione
e meditazione profonda nella persona suprema, nel puro servizio devozionale, Samadhi, Yama Niyama. Non è un caso che siano elencati proprio in questo modo qui. Yama. Yama significa restrizione, Niyama significa prescrizione. Quindi, innanzitutto, le scritture sempre ci dicono sii vigile. La prima cosa, sii vigile, ovvero distanza di sicurezza da ciò che ti potrebbe e certamente ti sedurrà e ti farà capitolare. Quindi vigile, vigili, siate vigili, non fate queste cose, restrizioni, tenetevi a distanza da queste fonti di seduzioni, prima cosa. Seconda cosa, subito dopo Niyama, ovvero siate però anche diligenti nelle prescrizioni, nelle osservanze, siate osservanti. Ovvero diligenti nell'osservanza del servizio di devozione, gli aspetti positivi, no? Cose da fare, ovvero cose da fare. Prima le cose da non fare e poi le cose da fare, altrimenti non riuscirai a fare le cose che vanno fatte se non ti astieni dalle cose che non vanno fatte. Ok, e qui Prabhupada mette in risalto il fatto che per evitare i desideri sessuali si deve evitare il più possibile la compagnia delle donne. Il desiderio sessuale è così potente che assale l'uomo che indugia in un luogo solitario con una donna, fosse anche sua madre, sua sorella o sua figlia. Quindi parliamo anche invece poi anche dell'aspetto positivo. Qui Prabhupada enuncia ciò che non va fatto, ciò che va evitato. Approfondiamo l'argomento, espandiamolo. Grazie. Tutto bene, tu sì? Tutto bene. Allora, una domanda che a volte viene posta, tante volte, anche quando non viene posta, è il sottotesto di una decisione, ovvero quello dell'allontanamento dalla coscienza di Krishna. Ma com'è possibile? Dai, ci tenete se ce n'andano chi già. Stanno chiudendo l'altare, Tulsi Gopi sta chiudendo l'altare. Ma com'è possibile che non c'è mai una gioia che non sento, non sente. Ti ricordi Tulsi Gopi, quella famosa? Vabbè. Non sento, non c'è un sentire. Non sento niente in coscienza di Krishna, non provo piacere, no? Ma dov'è il gusto superiore? È tutta una lotta, qui è solo una lotta. È tutta una lotta qui, dov'è il gusto superiore? Se è tutta una lotta, soprattutto una lotta contro gli istinti sessuali. Hare Krishna Michela, Hare Krishna Michela, è tutta una lotta, qui è tutto uno stare attento, stai attento a quello, stai attento a quell'altro, soprattutto attenzione ai desideri sessuali, alle fonti di gratificazione sessuale. È tutta una lotta, dov'è il gusto superiore in tutto questo? Ma quando arriverà questo gusto superiore, grazie al quale io naturalmente, automaticamente, senza più lottare, riuscirò a stabilirmi nel servizio devozionale? Ovviamente questa frase, questa domanda, sembra una domanda, ma in realtà è un'asserzione, no? Comunque, denota un forte atteggiamento di critica, quindi, e un atteggiamento di deresponsabilizzazione. Ma quando arriva questo gusto superiore per la serie? Non c'è nessun gusto superiore, qua soltanto una lotta, sai che c'è? Torno a fare le mie cose di prima, almeno. C'era la gratificazione dei sensi, senza neanche tanti sensi di colpa. Adesso mi avete fatto venire pure i sensi di colpa. Mi avete fatto venire pure i sensi prima, almeno stavo male, ma però stavo anche bene a volte, insomma, me la gestivo. Adesso pure i sensi di colpa, ma andate al diavolo, non lo so, qualcosa del genere. Allora, però, qualora qualcuno volesse rivolgere questo tipo di domanda in maniera però onesta, sincera, non per sfida, non,
Ma umilmente per chiedere, ma dov'è? Ma il gusto superiore come funziona qua? Io sento parlare di gusto superiore, però la lotta è forte. Dov'è il gusto superiore in tutto questo? Mi aiutate a capire? Allora, a queste persone, certamente, con queste persone sicuramente si può parlare. Hare Krishna, Abhaya, si può parlare e cominciare col dire che il desiderio sessuale è molto, molto radicato. Molto radicato. Questo significa che ci vuole molto tempo per purificarlo. Noi abbiamo qui, per esempio, delle piante che andranno sradicate perché hanno causato, sono state delle concause dell'abbattimento, il crollo di questo muro di 55 metri. E non è che sono cadute, quando è che stavamo ancora? Intorno al 15, il muro è caduto intorno al 15 di febbraio. Stiamo al 27 febbraio, le radici sono ancora lì, non è facile sradicarle, perché avranno queste edere almeno 30 anni, 40 anni, ci diceva Bhakta Fabrizio, che è un giardiniere, un esperto, e queste avranno almeno 30 anni, quindi è da tanto tempo che le radici affondano, nel terreno. Quindi ci vuole tempo per rimuovere, stanno ancora lì, tempo per organizzarsi, giusto? Tempo per andare a chiamare qualcuno con un mezzo meccanico adatto per rimuovere queste, un escavatore credo che serva, ma comunque per far capire, no? Ci vuole tanto tempo, poiché questo desiderio sessuale è molto, molto, molto radicato, ci vuole molto tempo per purificarlo, per rimuoverlo. Che significa molto radicato? Molto radicato significa che le sue radici, appunto, come nel caso dell'edera, affondano le sue radici non solo in questa vita, non è qualcosa che è iniziata adesso o con la nascita di questo corpo, ma le radici affondano in vite, vite, vite passate. E le scritture, lo Shastra, Prabhupada dice lo Shastra, molto spesso, quasi sempre dice, lo dice al singolare, lo Shastra. Comunque lo Shastra, la scrittura è una, no? Il Veda, no? La conoscenza vedica. Comunque, le scritture o la scrittura non ci illude, non ci illude. Afferma chiaramente, lo Shastra afferma chiaramente che ci vuole molto tempo. Molto tempo per purificarsi, molto. Ed è facilissimo da capire, anche a livello empirico, no? Empiricamente, possiamo vedere, diciamo che sotto gli occhi di tutti, il fatto che queste radici sono profondissime, profondissime, è sotto gli occhi di tutti che è così. Perché? Perché le motivazioni che spingono le persone ad indulgere nell'attività sessuale, sono tantissime, molteplici. Allora, intanto, ovviamente, il piacere, no? È il piacere. Il semplice, puro e semplice piacere derivante dallo sfogo di quel desiderio, di quell'impulso. È veramente un'impellenza. Upasta, vegan, è un vega, è un'impellenza, è un'urgenza, è una richiesta impellente, è un impulso. È un impulso che va sfogato e uno lo sfoga con piacere perché dà piacere, no? E va bene, questo sicuramente è una delle motivazioni più immediate, più chiare, lampanti. Però, ed è questo su cui ci soffermeremo per rispondere alla domanda, ma il gusto superiore dov'è? Qua è tutta una lotta, è una lotta contro questo desiderio sessuale. Allora, una motivazione che spinge le persone a rifugiarsi nell'indulgenza sessuale, che sia di coppia o artificiale, diciamo, o onanistica, no? Sicuramente è il piacere. È il piacere che, ovvero lo sfogo di quell'impulso che porta il piacere, quindi va bene. Ma contemporaneamente, diffusissimo è il fatto che il sesso, ripeto, sia quello in coppia o quello, insomma, quello se, solitario, il sesso in generale viene visto come una pseudomedicina. Contro che? Una sorta di antidepressivo, una sorta di ansiolitico, non lo so, di psicofarmaco, di pseudopsicofarmaco contro che cosa?
La solitudine. Stai aprendo? No. La solitudine, la noia, la frustrazione. I motivi per essere frustrati in questo mondo ce ne sono tanti. Per essere arrabbiati, ma sappiamo che la colpa è nostra perché non abbiamo opportunamente sbagliato le prospettive, quindi ci siamo animati, caricati di aspettative sbagliate che portano a frustrazione, che portano a collera, e va bene. Però dico, le motivazioni sono tante. Allora viene visto il sesso in una qualunque delle sue declinazioni come una sorta di pseudomedicina, un pseudofarmaco contro, ripeto, la noia, l'insoddisfazione, la frustrazione, eccetera, cioè l'irritazione. Allora, quando una persona, Hare Krishna Bhakti Valeria, quando una persona non è in grado di gestire le proprie emozioni, perché di quello che si tratta, no? La frustrazione, la noia, l'irritazione, l'insoddisfazione generale, no? Sono emozioni che vanno gestite. Manasa vegam sono le impellenze della mente, quelle bisogna imparare a gestirle anche, no? Bisogna trovare il modo per gestirle. Allora, però diciamo, quando una persona non è in grado di gestire le proprie emozioni, può decidere di allentare la tensione rifugiandosi nel più immediato ed elevato dei piaceri, ovvero quello sessuale, no? Proprio perché quell'atto lì procura sollievo e lenitivo. È lenitivo, perlomeno in quel momento, è lenitivo. Quindi non è tanto per il piacere fisico in sé per sé, ma proprio per il sollievo emotivo, per il lenimento emotivo. Ecco che è venendo al punto, venendo al sodo, bisogna perderla questa abitudine di vedere il sesso come un lenimento emotivo, come una soluzione temporanea alle frustrazioni, alla noia, alla, ditevi voi, l'insoddisfazione. Bisogna perderla questa, perché è un'abitudine atavica, perderla questa abitudine di cercare sollievo attraverso il sesso. Perché? Perché è qualcosa di illusorio, perché è qualcosa di temporaneo. Quel piacere è un'imitazione perversa della realtà. Kama, nel suo aspetto più grossolano, è l'attività sessuale, ripeto, in una qualunque delle sue declinazioni, Kama, no? E Kama cos'è? Sappiamo cos'è Kama, no? In realtà Kama è, originariamente cos'è Kama? Amore. Oh, Prema, amore, la Prema Bhakti, l'amore per Krishna. E l'amore per Krishna pervertito, ovvero capovolto, no? Perverso. La perversione del puro amore per Krishna, quindi è una perversità. È una perversione, e quindi è qualcosa di illusorio, è un'imitazione perversa della realtà. Quindi bisogna cercare di perderla quell'abitudine di cercare sollievo attraverso il sesso, un sollievo emotivo attraverso il sesso. Per questo è richiesta veramente una seria, serissima assunzione di responsabilità nell'ambito della propria vita emotiva, anche perché ci stiamo con la nostra mente 24 ore su 24, dobbiamo necessariamente risolverlo il problema, no? Gestione delle emozioni, la gestione della mente, manasa, vegam, gli impulsi della mente vanno gestiti. Quindi bisogna diventare responsabili nell'ambito della propria vita emotiva, cioè si deve diventare emotivamente maturi, bisogna crescere, maturare, e nessuno può farlo per noi, o non è che avviene così nel corso del tempo mentre continuo a fare la cosa sbagliata, inciampo nella maturità emotiva, non avverrà questo. Mi devo assumere questa responsabilità e agire quindi di conseguenza, perché, ripeto, nessuno potrà farsi carico di questo onere al posto nostro. Dobbiamo farlo noi. Per il solito esempio, un alcolista o un tossicodipendente, Krishna Radha Charandevi, un alcolista, un tossicodipendente, cioè, prendiamo un tossicodipendente, che però decide di smettere, soffrirà a causa dell'astinenza, no? I primi tempi.
Starà male. E questo dolore straziante quanto dura? Mezz'ora? Un'ora? Quanto può durare? Anche giorni, si sa, questa è una cosa che può durare anche giorni, permane per alcuni giorni. Alcuni giorni dopo che la persona ha deciso di smettere, permane, rimane. Dopo che ha deciso di smettere di assumere droghe, ma quell'astinenza, quel dolore fisico rimane. Qual è il problema? Quello? No, quello è solo l'inizio dei problemi. Anche dopo che il corpo si è, per così dire, disintossicato e che quindi l'individuo ha superato la sua fase fisica dell'astinenza, cosa resta? Che La fase mentale. è ancora più potente, e quello può durare molto, anche tutta la vita può durare. Ovvero, restano i fattori emotivi. Ovvero il desiderio, potrebbe ancora esserci il desiderio, ci sarà, c'è ancora il desiderio di ricorrere ancora all'uso di intossicanti, il desiderio rimane quello, anche se l'aspetto fisico ormai è superato, si, ci si è disintossicati da quello. Per esempio, un conflitto con qualcuno, con un membro della famiglia. E allora veniamo messi a dura prova, o l'individuo viene messo a dura prova, o una frustrazione sul lavoro, non so, un licenziamento piuttosto che un problema relazionale con un collega. Ditemi voi, cioè, tutto, qualunque forma di frustrazione, di tensione, si possono verificare, no? Uno ha smesso di intossicarsi, di assumere intossicanti, ha superato il dolore della fase fisica dell'astinenza, ma rimane il problema mentale, il desiderio di ricorrere all'uso di intossicanti. Si verifica una situazione di dolore, di sofferenza, di frustrazione, di nervosismo, ecco che naturalmente l'individuo sentirà il desiderio di allentare un po' la tensione, no? Di ottenere un po' di sollievo. E dove va la mente? Automaticamente? Alla roba, alla droga, no? Come, che viene vista come pseudomedicina per quel momento che potremmo definire di sconvolgimento emotivo. Quindi, cos'è estremamente importante? Gestirli. Quei momenti occasionali di frustrazione, come ci dicevamo qualche mese fa, sono come sbalzi di corrente, no? Sono sbalzi di corrente, vanno affrontati nel giusto modo. Bisogna capire che sono momenti, e bisogna imparare l'arte di superarli, quei momenti. Come? Individuando delle modalità alternative per ottenere sollievo, il vero sollievo. Siamo ancora nell'esempio, poi arriviamo nella vita devozionale del devoto, che deve affrontare questi sbalzi di corrente, questi momenti di attacchi, no? Di attacchi da parte di Maya. Perché è fondamentale la gestione di quei momenti? Perché di momenti si tratta, poi passano, momenti significa che poi passa. Ok, bisogna imparare l'arte di non farsi travolgere da quel momento lì, perché se ci lasciamo travolgere da quel momento lì, significa autocondannarsi a vite, 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 vite ancora di permanenza in questo mondo. Quindi sono momenti che passano e bisogna farli, e bisogna passarli nel giusto modo, non nel modo sbagliato, per i motivi che ci siamo detti. Tornando all'esempio del tossicodipendente, è fondamentale che lui, il tossicodipendente, in astinenza, non più fisica ma emotiva, che desidera non ricorrere più alla droga, è fondamentale che in quel momento che quei momenti lui sappia affrontarli nel giusto modo. Perché se non li affronta nel giusto modo, se non è in grado di farlo, anche se l'astinenza fisica è passata, può ricadere tranquillamente. E un attimo, può ricadere tranquillamente di nuovo in quella vecchia abitudine di assumere droghe. E quindi, ecco che quei momenti di assalti emotivi mal gestiti riportano ad una ricaduta. Poi rialzarsi non è facile, eh? Ulteriore frustrazione, non è sempre più. Però
Può diventare anche addirittura sempre più difficile rialzarsi, proprio perché uno, vabbè, Hare Krishna, ci sono tante implicazioni emotive. Bisogna imparare a gestirli quei momenti il prima possibile. Krishna nella Bhagavad Gita lo dice chiaramente nel capitolo terzo, bisogna stroncarla sul nascere. Shri Shrinitai Sachinanda Nakijai. Vito dice Hare Krishna, a proposito del sesso, una volta spiegai ad un'amica a cui piaceva mangiare troppo che la misura, il controllo, la sobrietà danno un piacere delizioso e sottile che ha a che fare con la leggerezza e la libertà. Non capì e mi mandò a quel paese. Hare Krishna, sì, non è facile. Non è facile. Quindi, Krishna cosa dice? Stroncala sul nascere, stroncalo sul nascere questo Nitya Vairina, questo nemico insaziabile, eterno, il tuo eterno nemico, insaziabile, bruciante come il fuoco e che divora tutto, proprio come un incendio. Insaziabile e come un incendio. Stroncalo, perché poi come fai a bloccare un incendio? Come lo fermi? Devi stroncarlo sul nascere, estinguerlo sul nascere, no? Ok. Ora, al di là della metafora, una cosa simile accade per molti, moltissimi devoti. Soprattutto per quei devoti che non sono cresciuti in un contesto devozionale, che non hanno avuto neanche, non parlo soltanto di famiglia devozionale, che sono nati in una famiglia di devoti, ma parlo anche di persone che non hanno, devoti che non hanno avuto un addestramento brahmacharya, un addestramento brahmacharya, o che l'hanno rifiutato, insomma, ognuno ha le sue. Allora, i suoi percorsi, dico, però soprattutto è valida questa incapacità di gestire quei momenti proprio per quei devoti che non hanno avuto un addestramento brahmacharya, che piuttosto sono cresciuti e pasciuti, come si dice, no? Cresciuti e pasciuti in un contesto in cui il materialismo era praticamente l'obiettivo dell'esistenza, no? Il godimento, il piacere, il trovare il proprio posto in questo mondo e godersi la vita, no? Ok. Ecco, per quelle persone, per quei devoti lì, per quelle persone che poi diventano devote, è molto difficile. Trovano delle difficoltà proprio perché non c'è la cultura, non sono stati educati alla cultura, non sono stati sensibilizzati sui valori del Brahmacharya, che è fondamentale, la base. Brahmacharyena, Samena, Damena, Cha, Bhagavatam, lo dice, no? Damena, prima parlavamo del controllo della mente, Damena, Brahmacharyena, quindi controllo dell'impulso sessuale, controllo dei sensi, samena, damena, controllo della mente, tutte quelle brahmacharyena, però è la prima cosa, brahmacharyena, brahmacharya, no? Ecco che è normale, è ovvio che così, che per la maggior parte delle persone l'indulgenza sessuale, che può avvenire, ripeto, anche attraverso mezzi artificiali, non è soltanto come dire, non si ricorre a quel piacere sessuale solo per il piacere fisico in sé per sé, ma viene visto proprio come un mezzo di sollievo, veramente una pseudomedicina, perché il mondo ti frustra costantemente, il mondo materiale è frustrante e se mi togli il sesso è finita, e rimane solo la lotta, giusto? Lotta, Marco, Hare Krishna Marco, rimane solo la lotta. Eh no, eh. E come posso lottare tutti i giorni sul lavoro, in famiglia, nella società, nell'amicizia, questo e quell'altro, in tutti gli ambiti dell'esistenza, se poi non c'è almeno la prospettiva del piacere sessuale? Ma non ne vale la pena, ma io vado a lottare con più piacere se so che poi posso indulgere nel sesso in una qualunque delle sue declinazioni. Se mi togli pure quello, con che spirito andrò a lottare nel mondo? Ma perderò anche la voglia di lottare nel mondo, no? Allora c'è questa idea. Questa è la cultura, questa è la nostra cultura. E non me lo togliere. E che mi volete togliere pure quello? Quindi viene vista,
Sì, come un piacere fisico, ma molto spesso, molto, molto, molto spesso, è sempre più dilagante, il vedere il sesso, il piacere sessuale, come un mezzo di sollievo, ovvero come, proprio come una pseudomedicina. Ora, certamente, se una persona vive in un ambito devozionale, in un contesto, no, consacrato alla coscienza di Krishna, certamente è protetta dalla maggior parte degli stimoli sessuali, quelli grossolani, certamente, no? Vero? Lo sappiamo che è così. Grossolanamente, da un punto di vista grossolano, ma emotivamente torniamo a bomba. Lo stesso discorso del drogato che ha superato la fase fisica di astinenza, ma gli rimane l'attaccamento emotivo. Quella è piuttosto, è dura a morire, veramente dura a morire. Tutti i problemi emotivi? Stanno tutti, possono verificarsi per tutti, in qualunque momento, anche per i devoti che vivono in un contesto devozionale. Perché? Perché si sa, è risaputo, non è che stiamo ipotizzando. A volte i devoti, anche in una, poiché, allora, poiché l'esposizione alla vita materiale è stata così prolungata, proprio prolungatissima. Vite, 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 vite di contaminazione materiale potrebbero non essere sufficienti gli sforzi del devoto che in questa vita decide di esporsi finalmente agli a stimoli devozionali potrebbero non essere sufficienti i suoi sforzi, per cui a un certo punto potrebbe sentirsi, per esempio, solo, annoiato, frustrato, isolato. Ha voglia, certo che è possibile questo. Allora, e che fa? Quando si verifica questa cosa qui, anche in un contesto devozionale? Quando si verifica, che fa? Quando si sente emotivamente arido, un devoto, un sadaka, un praticante, un apprendista, cosa dovrebbe fare? Rifugiarsi in Krishna, evitare di cercare sollievo nei piaceri inferiori. Dovrebbe evitarlo questo, perché quella spinta a prendere rifugio nel gusto inferiore, nei piaceri inferiori, vedi il sesso in questo caso, che è quello più immediato e più elevato. Da cosa deriva questa spinta? Dai condizionamenti del passato, si chiamano karma vasana uttaya, no? Ne parliamo sempre. Karma vasana uttaya, uttaya significa l'impeto ad agire, l'impulso ad agire in una specifica direzione, è perché ci spingono le nostre karma vasana, ovvero le abitudini che abbiamo coltivato nel corso delle vite precedenti, che diventano impostazioni predefinite. Quindi per impostazione predefinita noi tendiamo ad agire in un certo modo. È proprio una spinta, la spinta ad agire, l'incitamento, uttaya, uttaya, la spinta ad agire. In quella direzione derivano dalle karma vasana, dalle abitudini che abbiamo coltivato, che si sono proprio sclerotizzate nella nostra mente. Non dovrebbe il devoto, capendo tutto questo, il devoto non dovrebbe scivolare così miseramente in quel tipo di gusti inferiori, anche se in quel momento si sente un po' solo, un po' isolato, un po' frustrato, un po' annoiato. Non dovrebbe così stupidamente indulgere nei gusti inferiori, capendo bene che quelle sono le spinte che vengono dal passato. Basta, uno deve capire, deve dire basta. Deve capire, il devoto lo sa, teoricamente lo sa, deve però anche praticarla questa conoscenza che gli è stata impartita dagli Acharya, che quelli sono piaceri inferiori, non sono una medicina, sono piaceri inferiori, appunto sono una pseudomedicina. Assumendola, le cose peggiorano, non possono migliorare, non possono. Allora, quando l'apprendista devoto si sente emotivamente un po' frustrato, subito cosa deve fare? Prendere rifugio in Krishna, rifugiarsi in Krishna. Perché?
Per lui dobbiamo rieducare le nostre emozioni, dobbiamo rieducarle, per lui dobbiamo farlo, perché lui ci sta fornendo tutto questo. E che facciamo? Sputiamo, come si dice? Sputare nel piatto in cui si mangia, no? Si dice così? Sì, no, sputare nel piatto in cui si mangia, no? Qualcuno ti porta un bel piatto di prassadam e tu ci sputi sopra. Che prassadam non è soltanto il cibo, si dice proprio sputare nel piatto in cui si mangia. È un'offesa, no? Prassadam non è soltanto il cibo, prassadam è tutto quello che ci circonda, tutte le occasioni di devozione che sono lì e che attendono che noi le cogliamo. E che facciamo? Tutto questo è un'armatura protettiva impenetrabile che Krishna ha predisposto per noi e dobbiamo approfittarne, trarne vantaggio. Trarre vantaggi legittimi da tutto questo. E che facciamo? Ci sputiamo sopra? Arriva un po' di noia che deriva dal passato, sono spinte che vengono dal passato, un po' di frustrazione, anche quella viene dal passato. Sono io che non sono in questo momento in grado di vedere quanta gioia mi circonda, quanto nettare mi circonda in questo momento, nella forma di Sadhusanga, nella forma di divinità, nella forma di insegnamenti, nella forma di servizio devozionale, nella forma di Mahamantra, di cibo santificato, prasad. Siamo noi che non ce ne rendiamo conto di quanta gioia ci circonda da così tanto tempo. Siamo noi. E che facciamo? Mi sento un po' solo, ma è ovvio che quello viene dal passato, sono le spinte dal passato, è l'aroma che viene dal passato, no? Le spinte delle vite precedenti, il karma vasana, non ci dare troppo peso, non ti ci soffermare troppo, vai oltre, rieduca le tue emozioni, fallo per lui, fallo per Krishna, fallo per Srila Prabhupada che ha organizzato tutto questo, facciamolo per lui, come quella famosa. Famoso aneddoto, non mi ricordo chi fosse, forse Giriraj Maharaj, non lo so, racconta che erano in India e c'erano, come sempre, i detrattori di Srila Prabhupada, no? Coloro i quali volevano screditarlo, offenderlo per eliminarlo, in qualche maniera, screditarlo, eh? E allora pensarono bene, sarà screditato, Bhaktivedanta Swami, sarà screditato se noi faremo capitolare i suoi uomini migliori, faremo vedere come i suoi insegnamenti non valgono niente. E allora iniziarono con l'inviare una meravigliosa donna, giovane donna prostituta, alla porta di un discepolo di Srila Prabhupada Sannyasi, di notte, all'ashram. Toc, toc. Immagini, a luna di notte, apre, Maharaj apre la porta, era un giovane, pure lui, un ragazzo, no? 25 anni, forse neanche 30 anni. Apre la porta e si vede questa in abiti succinti, con fare molto favorevole al conoscersi biblicamente lì in quel momento. Proposte esplicitate chiaramente, passiamo la notte insieme, sono qui per te. Onestamente, Maharaj, poi ha raccontato l'aneddoto, onestamente, in quel momento ho detto, beh, oh, è notte, non mi vede nessuno. Sai che c'è? Dai, approfittiamo. È stato un attimo però. L'attimo dopo ha detto, no, io non posso dare questo dolore a Srila Prabhupada. Lui non aveva pensato a tutta la cospirazione, eh? Ha pensato proprio al fatto, io non posso dare dolore al mio maestro spirituale, a Srila Prabhupada, indulgendo così in questa situazione, io non posso dargli questo dolore. Allora ho detto no, grazie, no, grazie, non sono interessato. Ma gli ha chiuso la porta. Allora, dobbiamo rieducare le nostre emozioni e farlo per lui, farlo per loro, farlo per Krishna, Radha Krishna, Chaitanya Nityananda, Srila Prabhupada e tutti gli acari, e tutti i devoti che ci vogliono bene, che ci sostengono, che hanno fiducia in noi, affetto e stima per noi. E dobbiamo farlo per loro dobbiamo farlo. Non dobbiamo continuare a tradire e tradimenti su tradimenti su tradimenti. C'è noia, c'è frustrazione, c'è solitudine o qualsiasi altra emozione negativa. E fa bene, la mente sta proponendo, dai.
trova un po' di sollievo. Tanto è un attimo di sollievo, che vuoi che sia. Indulgi un po' un attimo in questa cosa, poi non lo farai più. No, 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 non va bene. Dobbiamo imparare a cercare rifugio nel piacere superiore. Non così. Ma che scherziamo? Assolutamente. Non dobbiamo continuare a perpetuare la nostra posizione di traditori. Di traditori. Ovviamente, questa ricerca del piacere superiore. Questa ricerca del piacere superiore va fatta prima, perché in quel momento lì è tosta, è difficilissimo se non siamo allenati. Bisogna allenarsi prima in modo da arrivare pronti, preparati a quel momento lì. Quindi la ricerca del piacere superiore richiede un addestramento, se vogliamo, una rieducazione delle nostre emozioni. Cosa dobbiamo fare? È quello che ci siamo detti anche in altri contesti. Dobbiamo avere l'intelligenza, la furbizia di individuare nell'ambito delle molteplici attività devozionali che caratterizzano il Bhakti Yoga, no? Tante attività, dobbiamo individuare quelle, dobbiamo essere sempre disponibili, fare tutto quello che c'è da fare sicuramente, ma dobbiamo contemporaneamente anche individuare il nostro modo per trovare rifugio in Krishna, ovvero tra le tante attività devozionali, qual è che mi dà più piacere, più gioia, più soddisfazione, più appagamento nella coscienza di Krishna? Dobbiamo sempre essere pronti a fare tutto, sempre. E non dobbiamo certamente rifugiarci soltanto in quelle attività che ci piacciono. Non è un'esortazione a fare questo, no, perché quello andrebbe a peggiorare il nostro falso ego. Non dobbiamo farlo perché ci dà piacere, no? A discapito poi di altre attività. Dobbiamo essere così intelligenti, pratici, pragmatici, da capire che io devo fortificarmi nel servizio di devozione, impegnandomi in tutto quello che mi viene richiesto, e certamente funzionalmente io andrò ad individuare quelle che sono le attività che mi danno più appagamento, perché mi legano ancora di più al servizio devozionale, che mi legano ancora di più al servizio devozionale, e coltivarle, coltivarle. Le individuiamo. Le coltiviamo svolgendole, facendo tutto nel migliore dei modi, ma noi dobbiamo anche essere pronti con lungimiranza a prevedere arriverà il momento in cui mi sentirò un po' solo, un po' annoiato, un po' frustrato, un po' isolato, un po' questo, un po' quello. Arriva la tempesta emotiva, come una tempesta di sabbia nel deserto, no? La vedi che allora lo sai che arriverà. E allora io mi devo essere così intelligente e scaltro da aggrapparmi a quelle attività devozionali che mi fanno attaccare sempre di più a Krishna. Quindi le devo individuare, le devo coltivare e svolgerle con sempre più dedizione e devozione, no? Ripeto, ribadisco, sempre contemporaneamente rimanendo disponibile per ogni servizio, no? Disponibile, faccio soltanto quello che mi piace. Quello è un servizio capriccioso, non va bene, però vanno individuate contemporaneamente quelle attività che mi danno particolare gioia. Non so, per qualcuno può essere leggere, per altri può essere cantare o japa, o ditemi voi, o la distribuzione dei libri, o imparare versi a memoria. Che ne so, eppure. Ci siamo capiti, no? Abbiamo capito, ho tante. Allora, ce ne sono tante. Cosa succederà così? Che Krishna noterà il nostro sforzo, noterà la nostra volontà a superare quei momenti di tempesta emotiva, e noi staremo. Perché sarà contento? Perché noterà, coglierà il nostro sforzo espresso attraverso l'impegno abituale in quell'attività lì. Per lui. Perché se arriva il momento di tempesta emotiva, io
mi rifugio in quel servizio o in quei servizi. Arriva quel momento, mi piace tanto leggere, prendo un libro e leggo e imparo un altro verso a memoria, oppure vado avanti con lo studio. Mi rifugio in lui, no? Mi rifugio in lui, è come un bunker, una bomba atomica, bunker, giusto? Bunker. Lui vede, coglierà il nostro sforzo, vedrà, bravo, lo sta facendo per me, perché non vuole lasciarsi travolgere da quella tempesta emotiva o da quell'esplosione atomica emotiva che lo porterà via lontano poi da me alla fine. Lui non vuole essere deportato via da Maya. E allora lo vedo, si sta impegnando nel prendere rifugio in me, nel servizio devozionale in generale e in particolare in quelle attività che lo fanno attaccare a me maggiormente. Perché lo vedo, dice Krishna, no? Gli acharya lo vedono, vedono che sì, lui così quando si verificherà la frustrazione o la noia o la solitudine, eccetera, lui vorrà prendere rifugio in me in quel momento, non vuole indulgere in Maya, non vuole, vuole prendere immediatamente rifugio in me, proprio attraverso quell'attività lì. Bene, bravo, bravo. E Krishna è Manonath, no? Krishna è Manonath, il signore della mente. E allora aiuterà quel devoto a controllare la mente, lo aiuterà, lo faciliterà, perché quel devoto vuole controllare la mente per metterla al servizio di Krishna sempre, in ogni circostanza. E l'anima suprema è molto contenta di questo, molto dell'accettazione di questa austerità. Semplice? Difficile? Comunque, l'anima suprema è contenta che l'anima individuale, la Jivatma, accetta questa austerità. E l'accetta. Quindi, per concludere, il punto o il problema nella domanda iniziale non è l'assenza di gusto superiore nella Bhakti, perché la Bhakti dà il gusto superiore, lo c'è e lo dà. Il punto non è concentrarsi su quello, ma ci sarà o non ci sarà? Ma certo che c'è. Su cosa dobbiamo invece concentrarci? Su cosa dobbiamo focalizzarci? Sulla necessità vitale di coltivare l'abilità di scegliere subito, in quelle circostanze di tempeste emotive, il rifugio supremo del servizio di devozione in Krishna in uno dei suoi aspetti, quello che ci attrae di più, diciamo. Invece di, per impostazione predefinita, scivolare miseramente in Maya. Ecco, ovvio, non è che siamo qui a giudicare gli altri, no? Cioè, ah, guarda quel devoto, ha fatto questa cosa qui, è caduto. Oppure quell'altro devoto, guarda, indulge in quella cosa che non stiamo qui a, ovviamente, non è questo il nostro compito. Perché? Perché ciò che avviene nella vita delle persone è una questione tra quelle persone e Krishna, giusto? Non stiamo lì a giudicare, è una cosa tra la persona, tra il devoto che sta eventualmente avendo una difficoltà e Krishna. Cosa che devo fare io piuttosto? Monitorare sempre gli altri? Vedere, ah, guarda quello è caduto, guarda quello rompe i principi, guarda quello fa così, guarda quello è incapace a fare colà, ecco qua, guarda, si sta gratificando, brava. No, non è quello il nostro compito. Il nostro compito è monitorare la nostra coscienza. Grazie. Intanto monitorare la nostra coscienza. Io come sto messo? Cioè, quando sono aggredito dalle mie emozioni negative, dalla frustrazione, dalla noia, dalla collera, eccetera, 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 mi inietto qualche auto, come si chiamano, qualche pseudomedicina, o mi rifugio in Krishna? Che faccio? Quindi cominciamo noi ad allenarci, no? Ad educarci, ad educare le nostre emozioni affinché si elevino verso Krishna sempre, in modo che quando arrivano quei momenti lì sarà più facile che si elevino verso Krishna, la lotta sarà meno titanica, no? E sarà sempre più facile, sempre più facile. Quelle lotte, col desiderio sessuale, se io mi alleno a prendere rifugio sempre in Krishna, diminuiranno di intensità, allora diminuiranno di numero, è un dato di fatto. Quando si verificheranno, diminuiranno di intensità, proprio in modo significativo, e alla fine
termineranno, non ci saranno più. Hare Krishna, quindi questo è il nostro mestiere, questo è il mestiere dei devoti. Abhaya dice: se un devoto soffre di attacchi di panico, di ansia, non dovrebbe rivolgersi ad uno psicologo? È meglio di no? Ho conosciuto devoti che ne soffrivano e vivevano molto male quegli stati. Allora, se volete, per rispondere a questa domanda, questa sera, possiamo, allora, Marte, apro e chiudo parentesi. Il martedì, questo martedì e nei prossimi, giornata solitamente dedicata a note di nettare, non potrà, Madhyakarshini Radhika non potrà tenere queste lezioni perché è impegnata con la mamma che non sta affatto bene. Di conseguenza, staremo ancora insieme e il martedì possiamo leggere i dialoghi di Śrīla Prabhupāda. Possiamo leggere insieme ed analizzare domande e risposte, perfette domande e perfette risposte. Stamattina mi sono svegliato con questo pensiero. Non a caso questa mattina, un'ora dopo, leggevamo di Bob Cohen, no? Perfette domande, perfette risposte. Adesso arriva la tua domanda. Perfetto. Questa sera iniziamo allora questa serie di incontri del martedì dedicati ai dialoghi di Śrīla Prabhupāda con un dialogo che Śrīla Prabhupāda ebbe con uno psicologo e psichiatra, il dottor Fraser, non mi ricordo come si chiamasse. Comunque, uno psicologo, uno psichiatra, e Śrīla Prabhupāda risponde a tutte le domande inerenti proprio alla materia del professionista in questione e si parlerà di psicologia, di dell'efficacia o meno o no del ricorrere a questi rimedi, eccetera. Va bene, Abhaya? Ci stai? Ci vediamo questa sera allora, se vuoi. Sei paziente. Sii paziente. C'è anche Martina Mio. Hare Krishna Martina Mio. Salvatore. Bhakti Victoria dice: ho sentito che il piacere sessuale materiale è il piacere più elevato del mondo materiale e che, poiché una delle qualità dell'anima è Ananda e siamo spinti a ricercare Ananda, anche se erroneamente lo cerchiamo nel mondo materiale attraverso il sesso, invece attraverso il livello su... Aspetta, mi sa che manca una virgola. Allora, ho sentito che il piacere sessuale materiale è il piacere più elevato del mondo materiale e che una delle qualità dell'anima è Ananda, la felicità. E noi siamo spinti a ricercare Ananda, anche se erroneamente lo cerchiamo nel mondo materiale attraverso il sesso, invece che attraverso un livello superiore, ovvero il gusto superiore. Eh sì, è per quello che siamo attratti dalla... È prema kama, prema che nel mondo materiale diventa kama, è una distorsione, una distorsione. Matteo dice: potresti parlare delle problematiche e limitazioni causate dall'indulgere nell'indulgere nel rilascio del seme per i corpi maschili? Si disperde ojas, che è un elemento potentissimo. Sì, non va bene. C'è uno spreco di energie proprio. Addirittura Prabhupada dice: una goccia di seme equivale a 100 di sangue, qualcosa del genere, quindi non va bene. L'Ayurveda parla abbondantemente di questo, quindi del controllo. Pasquale dice: la domanda che spesso mi viene posta, ma se Dio, Brahma, ha avuto il compito di creare una donna per implementare la popolazione, vita, non dovrebbe essere alimentata l'unione coscienza di Dio per far sì che nascano anime più elevate anziché limitare un piacere naturale? Non è che, allora, noi siamo venuti in questo mondo materiale perché volevamo imitare Krishna. Krishna il creatore, Krishna il creatore, no? E noi anche siamo molto creativi, attenzione alla creatività, attenzione, bisogna stare sempre molto attenti, siamo tutti in qualche maniera molto creativi, in qualche maniera, attenzione, dirigiamola verso Krishna perché nel giusto modo, esattamente come Śrīla Prabhupāda di Acharya,
e le nostre guide ci indicano, altrimenti allora noi se vogliamo comunque vogliamo imitare Krishna, no? Vogliamo una delle sue funzioni è quella di creare, lui è il creatore in prima, no? Poi Brahma è il creatore in seconda, l'architetto che assembla. Allora, siccome vogliamo fare i creatori, allora per facilitarci in questa esperienza e per accelerare il processo di ritorno del buon senso, che l'unico creatore è Krishna e noi non dobbiamo metterci al suo posto, allora siccome vogliamo essere i creatori, allora Krishna ci organizza in modo tale che noi possiamo procreare, procreare. Per farci capire che tutto ciò che procreiamo, no? La procreazione, sfugge al nostro controllo, mentre tu, Krishna, è perfettamente abhidhya-svarat, è perfettamente cosciente, lui controlla tutto, no? È l'Ishvara, lui è il controllore supremo, il creatore è il controllore supremo, Ishavasyambidam sarvam yadkincha jagatyam jagat. Tutto è emanato e controllato perfettamente da lui. Per farci capire che noi non siamo lui, allora lui ci dà la possibilità di procreare, così vediamo, sperimentiamo in prima persona che ciò che procreiamo sfugge al nostro controllo. Questo genera frustrazione e la frustrazione è detonatrice di lucidità e a un certo punto i conti tornano. Ah, allora io non sono il procreatore. È per quello, Pasquale, non è una così una decisione improvvisa e personale di Brahma. Allora, Vito dice, non si riesce a capire quanto può essere dannoso un attaccamento perché il sollievo momentaneo che dà la gratificazione è talmente potente da fare dimenticare tutto il dolore, la dipendenza e la schiavitù che automaticamente genera, fino a fare perdere la propria dignità. Maya che copre, Avaranatmika Shakti, che copre la nostra intelligenza e non ci fa vedere. L'intelligenza è la capacità di prevedere le ripercussioni di una certa azione, ma gliela copre, ottunde la nostra intelligenza. Grazie. Emanuele dice: saluti a Giuseppa Innocenti, la mamma di Palmira. Hare Krishna, Giuseppa. Hare Krishna. Caterina, Valentina, Martina, Mio, Anna, Abbaia, perfetto. Abbaia dice: sì, allora questa sera, perfetto. Hare Krishna. Devoti, mi raccomando, Book Crossing. Oggi arrivano i libri a proposito. Ah, quindi avremo tutta la varietà di libri possibile e immaginabile. Mi raccomando, moltissimi di voi hanno aderito anche questo mese. Chi ancora è lì, che tituba, no? Lo faccio, non lo faccio, ma non lo so, non me la sento. Lanciatevi, lanciatevi perché Srila Prabhupada è tanto contento se distribuiamo questi libri. Krishna è contento perché sensibilizziamo il mondo sui valori spirituali, che è esattamente quello che manca, e voi sarete contenti, sentirete una soddisfazione inedita, assicurato. Chi lo fa lo sa. Quindi dai, Hare Krishna, mandatemi le vostre, come dice, le vostre richieste di adozioni, anche a distanza, che se non ve la sentite perché vi vergognate di lasciare i libri nei posti, io ogni tanto mando le foto, regolarmente mando le foto, uno potrebbe pensare, no, ma io mi vergogno, non ce la farei mai, e se mi beccano e se mi scoprono, cosa sta facendo lei? Magari pensano che io stia rubando qualcosa, a parte che ci sono tanti posti dove rilasciare libri, non necessariamente nei supermercati se non ve la sentite, però qualora vi sentiste un po' a disagio, potete comunque partecipare, perché se potete permettervi un'adozione di libri, tipo 10, cioè 50 euro per esempio, no? Se potete permettervi questi, sappiate che ci sono tanti devoti, ragazzi, no? Che frequentano il tempio, che non possono neanche permettersi di acquistare i libri, ma hanno tanto desiderio di distribuirli bene. Per unire le forze, per unire tutti quanti in questo servizio devozionale, se vi in qualche maniera vergognate o non riuscite a trovare il tempo, alcuni non hanno neanche il tempo, ma può succedere che non si abbia il tempo di neanche di
praticare il book crossing, no? Può succedere anche questo. Allora potete sponsorizzare, si chiama book crossing sospeso, come il caffè sospeso di Napoli, no? A Napoli c'è questa usanza che si va a comprare, a prendere una Dazzulella caffè, costa un tot, si lascia il doppio per qualcuno che non può permettersi neanche una Dazzulella caffè, così va lì e ha un caffè gratis e c'è questo atto di generosità, no? Da parte del napoletano. Bene, caffè sospeso, book crossing sospeso. Allora, ci sono devoti, ragazzi, che non possono permettersi di comprare dei libri? Sponsorizzateli voi, qualcuno li distribuirà per conto vostro e sono tutti soddisfatti. E soprattutto i libri vanno in circolo e ce n'è tanto bisogno. Scusa, quelli che mi ha mandato li ho dati via subito perché ero Brava, brava. sotto Natale, non sono stata tanto contenta, però erano persone che un pochettino erano un po' portate, un po', quindi Brava. cioè so che sono andati a finire bene, ecco, diciamo. Brava. Sì. Quindi Poi guarda, questo lì, questo servizio di book crossing è stato benedetto dai devoti. E quindi non abbiate remore, non abbiate dubbi. magari adesso la Sì, prossima volta, piccolini. Ascolta, ti ho mandato un messaggio. poi chiudiamo perché sono meno Sì, 10 per ok. giardino. Allora, dov'è il tuo messaggio? Ecco, io vorrei salutare una persona, Chiara, che avevo conosciuto tanti anni fa a Prabhupada Desh. E Chiara è qui, la nostra Chiara è qui. Parlavo volentieri con lei anche di salute, mi aveva invitata a casa sua, sono felice di vederla in forma e serena. Hare Krishna, è Chiara lei? Giusto? Sì. Sì, eccole, Ma Hare io non... Adesso Krishna. sorride, ti Caramba! ricordi di me? Ti ricordi? Beh, se non ti fai Ah, vedere, non credo che i LED del tuo soffitto richiameranno il tuo vabbè, fa volto. niente. Infatti, è Vorrei vedere il tuo fatti. viso. Sì. Sì, mi ricordo benissimo. Sono contenta Vale. di vederti bene. Va bene, perché non so come ti chiami di cognome, quindi sennò ti trovavo e parlavamo insieme. So dove trovarti, so dove Bene, bene, sono contenta. Ti vedo andare. proprio bene, guarda. Va bene. Grazie. Fantastico. Caramba, che sorpresa. Hare Krishna. Va bene. Devoti, che dire? Sono contento. Srila Prabhupada Kijai, Viviana che si fa quattro risate. Troppo simpatica Viviana, troppo simpatica. Grazie allora Laura, Chiara, Piero Vittoria, Viviana, Luigi nel suo abitacolo e tutti i devoti su Facebook, Alessandra, Abbaia, Pasquale, Maddalena, Emanuela, Bhakta Matteo, Bhakti Loredana, Bhakta Emanuele, Bhakta Alessandro, Bhakti Nanna, Bhakti Caterina, Bhakti Valentina, Martina, poi che abbiamo Bhakti Claudia Maria Teresa, Salvatore, Bhakti Valeria, tanti devoti, Vito, Dadacharam, Michela, Hare Krishna, Michela. Hare Krishna, credo di averli citati un po' tutti quanti. Adesso faccio una cosa, però prima di chiudere, incollo proprio e incollo il link del book crossing, così potete darci un'occhiata. Allora, non sapeste ancora di cosa si tratta. Hare Krishna, Srila Prabhupada Kijai, ci vediamo questa sera con una nuova rubrica Domande e risposte con Srila Prabhupada. Questo titolo pensato a questo momento. Magari poi lo cambiamo, però il senso rimarrà quello. Hare Krishna, Jai, Srila Prabhupada. Dai. Grantaraj, Srimad Bhagavatam, Ki Ciao. Jai. Hare Krishna.